Palermo, la Guardia di Finanza scopre un parcheggio privato adibito a deposito di bombole di gas. Salemi rubano in due appartamenti in ristrutturazione, denunciati tre giovani fratelli. Agricoltura, il governo regionale istituisce l'unità di crisi, domani pomeriggio la prima riunione. Politica, ancora polemica in Fratelli d'Italia sul caso Mazzara. Aurelio Nurito risponde, amici di Catania. Calcio, Mazzara 46 in crisi, altra sconfitta ieri, in grande spolvero Mazzara questa ora a Trapani contro l'Accademia. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Apriamo con la cronaca. La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto un parcheggio adibito a deposito di bombole di gas. Due le persone denunciate, i particolari nel servizio. I finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano di Palermo, durante alcuni controlli, hanno scoperto un parcheggio privato utilizzato come punto di stoccaggio di bombole di gas. I controlli eseguiti dai militari delle Fiamme Gialle hanno portato al sequestro di 501 bombole contenenti complessivamente 1.865 kg di prodotto petrolifero liquido. Il materiale pericoloso è stato rinvenuto in assenza di qualsiasi certificato di prevenzione antincendio. I contenitori di GPL erano ammassati su alcuni automezzi riconducibili a un'impresa palermitana. Il deposito si trovava inoltre vicino ad alcune abitazioni. I finanzieri hanno segnalato quindi alla locale procura sia il titolare del parcheggio privato che il titolare dell'impresa di vendita al dettaglio di combustibile per detenzione di materiale esplodente senza la licenza dell'autorità e senza le prescritte cautele. I carabinieri della stazione di Salemi hanno denunciato tre giovanissimi fratelli, uno dei quali minorenne, con l'accusa di furto aggravato. La denuncia è scattata a seguito della segnalazione di due cittadini per il furto di fili e l'impianto elettrico, rubinetti e maniglie in due appartamenti in ristrutturazione nel centro storico della città. I carabinieri, attraverso le testimonianze raccolte, le immagini di videosorveglianza della zona, hanno individuato i presunti autori. La polizia ha arrestato un trapanese di 21 anni, incensurato con l'accusa di detenzione spaccio di droga. Il 21enne è stato trovato in casa con 850 grammi di hashish, in parte già suddiviso in dosi, pronte a essere messe sul mercato. Oltre alla droga, nella casa la polizia ha trovato materiale per il confezionamento ed è stata sequestrata anche la somma di 1.000 euro. Il GIP del Tribunale di Trapani ha convalidato l'arresto del giovane. Ha preso il via presso il Tribunale di Marsale il processo a carico di un ventenne accusato di tentato omicidio nei confronti di un 32enne. L'amministrazione comunale ha dato mandato all'ufficio legale di costituirsi in giudizio come parte civile. La prossima udienza del processo è prevista per il 12 marzo. Sono 16 i medici di diversa nazionalità selezionati e ritenuti idonei a seguito della procedura avviata a fine novembre dalla Regione Siciliana tramite l'assessorato alla salute per far fronte alle carenze di personale del sistema sanitario regionale. I professionisti provengono da Ucraina, Argentina, Cuba, Venezuela, Ecuador, Libia e Guinea. Dopo un periodo di almeno un mese per la formazione linguistica, gli stessi, definita la posizione per il visto d'ingresso, verranno immessi in servizio nelle aziende sanitarie, dove è maggiormente avvertita l'esigenza di dirigenti medici. Nei prossimi giorni verranno esaminate altre 15 candidature. Hanno preso il via questa mattina i lavori per la sistemazione della strada provinciale 84 nei pressi della zona antistante l'ex Fortino a Marsala. Sulla strada, nella prima decade del mese di novembre, si era aperta a causa dell'erosione del mare una voragine che successivamente si è andata via via ampliando. Questa mattina l'avvio delle opere di ripristino coordinati dal Libero Consorzio dei Comuni, grazie anche al finanziamento di 180.000 euro stanziati dal Regione. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News.
benvenuti al TG Vallo News. Crisi del settore agricolo, un presidio permanente di agricoltori e allevatori della Valle del Belice è stato istituito lungo lo scorrimento veloce Sciacca-Palermo. La nostra produzione, a partire da quella del grano, è remunerata poco e male. È evidente che questa politica agricola comune ci danneggia, ha dichiarato Gaspare Lamarca, responsabile del movimento spontaneo dei produttori agricoli del Belice, che raggruppa almeno 500 imprenditori, decine di trattori di cartello. Contenenti messaggi di protesta sono stati concentrati nello svincolo Daiper e Sambuca di Sicilia. E intanto domani il presidente della regione Schifani insedierà l'unità di crisi a Palazzo d'Orléans. Sentiamo. Il governo regionale ha istituito l'unità di crisi sull'agricoltura. La prima riunione si terrà domani, martedì 6 febbraio alle 15, a Palazzo d'Orléans, con l'obiettivo di fronteggiare le gravi difficoltà che il settore sta vivendo in Sicilia come nel resto d'Europa. L'unità di crisi sarà presieduta dall'assessore regionale al ramo Luca San Martino. L'unità di crisi avrà il compito di ricevere le segnalazioni delle aree più colpite, come ad esempio gli allevamenti senza acqua, e richiedere l'eventuale intervento della protezione civile, coinvolgendo anche comuni, ed ancora individuare la necessità di deroghe e provvedimenti che derivano dallo stato di crisi, che bloccano di fatto altri percorsi, come per esempio l'agricoltura biologica. La Commissione è aperta al confronto con le associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e rappresentanti del settore agricolo. Siamo vicini al mondo dell'agricoltura, ha dichiarato il Presidente della Regione Renato Schifani, che rappresenta un settore chiave dell'economia, con grandi potenzialità, soprattutto in Sicilia, regione che vanta eccellenze che ci vengono riconosciute in tutto il mondo. Ed ora alcune note di politica. Conferenza stampa mercoledì 7 febbraio alle 10 nella Sala Rossa di Palazzo dei Normanni a Palermo, convocata da Sud Chiama Nord, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. L'incontro ha l'obiettivo di fare il punto sulla situazione politica regionale, in particolare sull'analisi dei risultati dopo un anno dall'insediamento del Presidente della Regione Schifani. Il Presidente provinciale di Trapani, Fratelli d'Italia Maurizio Miceli e il deputato regionale Catania si congratulano con la nuova classe dirigente del partito mazzarese, che ha visto l'ingresso in giunta di Francesco Sant'Angelo e nel partito del consigliere comunale Nicola Norrito e dell'ex consigliere Antonio Colicchia. Sono contento e orgoglioso che finalmente una nuova classe dirigente del nostro partito scenda in campo a nome di Fratelli d'Italia nella città di Mazara, dopo tanta confusione architettata d'arte da una sparuta e livorosa minoranza, e che oggi termina con un indirizzo ben preciso, una nuova classe dirigente che incarna lo spirito del Partito Nazionale e Regionale nel traghettare Mazara in una dimensione istituzionale, dove le soluzioni sono la migliore risposta alle critiche, persino quelle da noi stesse sollevate, ha dichiarato Maurizio Miceli. E si registra anche la dichiarazione di Aurelio Norrito, storico militante del partito. Personalmente, come aderente militante, sono in opposizione a questa amministrazione, scrive Aurelio Norrito. Il presidente provinciale, con questa decisione di spostare a sinistra Fratelli d'Italia in provincia di Trapani, ha tradito i valori fondanti della destra, che ha fatto la storia in questa città e in tutta Italia. Fratelli d'Italia a Mazara è una classe dirigente che rappresenta questi valori, che da molti anni porta in alto e continuerà a portare in alto la bandiera della politica di destra di Fratelli d'Italia, non certamente tradendo i principi fondanti della destra alla quale abbiamo aderito per militanza, ha concluso Aurelio Norrito. Un corso di educazione stradale si è tenuto sabato mattina nei locali del SAI di Bonagia, alla presenza dei beneficiari del centro di accoglienza gestito dalla cooperativa Badia Grande. Le lezioni, a cui hanno preso parte 32 giovani immigrati, sono state tenute dal comandante della Polizia Municipale di Valdelice e di Pantelleria, Vito Simonte, coadiuvato dall'ispettrice Caterina Iovino. I ragazzi di diverse nazionalità, di età compresa tra i 16 e i 27 anni, per circa 3 ore hanno seguito le lezioni. Termina qui TG Vallo News. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo Terza Pagina.
Benvenuti al TG Vallo, terza pagina. Ci occupiamo di sport, cominciamo dal calcio. Si è giocata nel weekend la 20ª giornata del campionato di eccellenza. Vediamo assieme risultati e classifica del girone A. Campionato di eccellenza Girone A, 20ª giornata, Accademia Trapani-Mazara 1-4 Aspra, Supergiovane Castelbuono 3-1, Casteldaccia-Fulgatore 1-1, Geraci-Nizza 0-2, Mazara 46, Don Carlo-Mesilmeri 0-2, Oratorio-San-Ciro-Folgore 1-0, Profavara-Athletic Club-Palermo 3-1, Unitas-Sciacca, Castellammare 0-1. La classifica: Nissa 55 punti, Profavara 52, Mazara 46, 36, Castellammare 35, Supergiovane Castelbuono 31, Athletic Club Palermo e Unitas Sciacca 27, Don Carlo Mesilmeri 25, Geraci 23, Oratorio San Ciro 22, Folgore 21, Casteldaccia e Accademia Trapani 17, Mazara 16, Fulgatore e Aspra 14. Al Nino Vaccara, ieri pomeriggio sconfitta per il Mazara 46 di Mister Domenicali contro il Mesilmeri per 2-0. Vediamo assieme gli highlights. Pallone per il numero 4 Romano che tenta un tiro dietro le punte. Buon pallone! Ottimo il pallone di Pace. Rosella, e poi il pallone, insomma, il portiere Zummo, Don Carlo Mesilmeri, adesso con il numero 10 Lavardera, centro, e arriva il gol della Don Carlo Mesilmeri, del gol, allarga per Ricciulli, da quella parte bisogna stringere, Ricciulli, pallone di Ricciulli pericoloso. Mania, mette il pallone al centro. Pallone questa volta alto e Keba, adesso Maltese che è l'autore del gol, sta giocando una grande partita, pallone in avanti e pericolosamente perché Don Carlo Mesilmeri ancora pallone e questa volta colpo di testa viene intercettato da Keba, ma c'è di punizione, ma parte il numero 10 Rosella, buono il pallone di Rosella! Attenzione. Il 24 Federico, ora Mario Erbini, buono Mario Erbini, questa... ancora Mario Erbini, pallone buono per Murania che però non riesce a superare Zummo. Pace, questa volta il pallone raggiunge Locascio che insomma su questo attacco di Unione Sportiva Mazara 46 l'arbitro Aba manda tutti in spogliatoio per... Bravo Cristaldi, si porta il pallone, poi il tacco e pallone per Locascio. Carlo Visive con Maltese, Maltese, ancora Maltese ed è bravissimo Keba. Pallone per Ricciulli, Ricciulli che supera sul primo palo la rete. Adesso Pace, calcio di punizione che però è ancora un giocatore. Erbini, Cristaldi e il pallone sfiorato da Perrone dei biancorossi. Adesso ancora Ricciulli, Ricciulli è stato ben rimpallato da Jammet. Un buon pallone e poi tira Locascio e per poco non sorprende Zummo. Ancora Don Carlo Mesilmeri, il tiro. E adesso va Sheriff, si invola Sheriff. Sheriff e non riesce alla fine, insomma, a cercare Locascio. E poi Locascio fa partire un tiro. Io l'ho squalificato Licata. Adesso parte Pace, pallone deviato, calcio d'angolo. E l'arbitro però in questa decreta la fine della partita. E vi ricordo che la partita sarà trasmessa dalla nostra emittente subito dopo questo notiziario, questa sera a partire dalle 20:50. Seguiamo adesso le interviste realizzate a fine partita. Diciamo che per il nostro cammino sono stati tre punti fondamentali e importanti, soprattutto contro una squadra che sta facendo un grande campionato, è la terza realtà del
del torneo. Siamo stati anche bravi a capitalizzare, potevamo chiudere la partita forse anche prima, soprattutto il primo tempo, però la Mazzarese non è mai stata, come dire, mai doma e ha sempre lottato su ogni pallone. Però penso che oggi i miei ragazzi sono stati bravi ad interpretare la partita dal primo al 95esimo. Non posso fare che i complimenti, è quello che chiedo e che chiedevo già da alcune settimane, perché abbiamo fatto anche delle prestazioni buone contro lo Sciacca, contro il Favara, e non siamo riusciti ad ottenere quello che era un risultato positivo. Per cui volevo la continuità dei risultati e ci sono riusciti, in un campo difficile, perché penso che la Mazzarese non abbia mai concesso niente a nessuno punti qui in casa. Come sempre volevamo fare la partita, volevamo vincerla, poi ci sono anche gli avversari, ci sono le situazioni. Oggi è stata una partita che ha rispecchiato un po' anche le altre, anche quelle di domenica scorsa, una partita che abbiamo cercato di giocare, abbiamo fatto anche delle buone cose, abbiamo creato palle gol, però a differenza della partita scorsa abbiamo concesso un pochino troppo agli avversari, che hanno fatto due gol, uno nel primo tempo dopo poco, e l'abbiamo preso per una situazione difensiva che noi sapevamo, che noi avevamo provato, avevamo allenato durante la settimana, quindi abbiamo avuto una grossissima disattenzione e siamo andati sotto. È chiaro che poi una squadra come la nostra, che fatica a fare gol, andare sotto dopo poco in casa, le cose si complicano. Non abbiamo mollato, abbiamo rischiato altre volte di subire il gol, soprattutto nel secondo tempo in contropiede, ma tutto è nato ogni volta che noi prendevamo una ripartenza da errori nostri banali in mezzo al campo con perdita di palla, e quindi devo dire che a differenza delle altre partite abbiamo commesso troppi errori. Siamo sempre terzi, perché anche le altre dietro non è che che corrono, però continuiamo il nostro cammino. Cioè io, come ho detto anche nell'intervista di ieri, non posso dire niente ai ragazzi, perché durante la settimana si allenano bene, fanno quello che devono fare, poi insomma, dobbiamo essere sinceri che insomma, più che presentare dei giocatori davanti al portiere non si può fare. Poi bisogna buttarla dentro, e se non lo facciamo è chiaro che abbiamo dei demeriti. Se poi in mezzo al campo perdiamo tutte le seconde palle e ogni volta che perdiamo il pallone diamo la possibilità agli altri di ripartirci, di farci male, è chiaro che non va bene neanche così. Quindi direi che sotto l'aspetto generale è stata la partita dove abbiamo commesso più errori. Importante vittoria del Mazzara di mister Dino Marino in casa dell'Accademia Trapani per 4-1. Sentiamo la dichiarazione dell'allenatore Canarino. Siamo saliti su un altro scalino, abbiamo fatto ancora niente. Ci sono altre 10 o 9 partite, non mi ricordo bene, e ci sono tanti punti in palio. Alla fine vediamo dove siamo e tiriamo le somme. Devo ringraziare questi ragazzi. Avevo chiesto, dopo il risultato di ieri a Bagheria, con l'Aspra contro Castelbuono, avuto un risultato diciamo a sfavore a noi, di dare noi il 110, che abbiamo bisogno oggi di portare 3 punti a casa. I ragazzi hanno dato tutto, come dico sempre, hanno dato tutto e siamo riusciti a portare 3 punti a casa. Sono partiti forte, nella prima frazione abbiamo partiti forte, abbiamo fatto 3 gol, ne potevamo fare di più. Nel secondo tempo abbiamo amministrato, siamo stati lì dietro ad aspettarli, infatti poi abbiamo fatto per il quarto gol. Niente di particolare, dobbiamo stare solo con i piedi per terra e pensare alla prossima domenica a un altro scontro diretto con l'Aspra. Questi numeri li fanno una squadra che deve vincere il campionato, non una che si deve salvare. Purtroppo eravamo troppo in giù, in classifica eravamo troppo bassi e dobbiamo rimboccarci le maniche, io con tutto il mio staff, e lavorare tanto. Ma tanto, c'è da lavorare tanto per cercare di raggiungere l'obiettivo. Il nostro campionato, se riusciamo, è quello di una salvezza diretta o, in caso mai, di fare play-out nella zona migliore della classifica. Se raggiungiamo quell'obiettivo, noi abbiamo vinto il nostro campionato. Questi ragazzi, come dico sempre, la settimana si allenano tanto.
hanno voglia di farsi vedere, hanno voglia di dare tanto. E dico sempre, ragazzi, non abbiamo fatto niente, ragazzi, domenica c'è l'Aspra, già gli ho detto questo, loro mi dicono, mister, ma dobbiamo festeggiare, gli ho detto, ragazzi, domenica c'è l'Aspra, non serve andare a vincere a Trano o l'Accademia, magari non fare punti con l'Aspra, siamo con i piedi per terra. Io me lo aspettavo, perché durante la settimana vedevo come andavano forte negli allenamenti, come detto ieri nell'intervista, qua sono in 25, si giocano il posto, oggi sono andato ai 4 in tribuna e vedo che danno la vita negli allenamenti. E oggi l'abbiamo visto in campo. Ecco. Magari, come hai detto tu, negli ultimi 20 minuti abbiamo abbassato tanto il baricentro perché eravamo stanchi. Ma questi neanche preparazione hanno fatto. Questi l'ho avuto 20 giorni fa, li abbiamo buttati in campo, li abbiamo allenati, senza allenamento e senza niente. Che dire? Grazie solo a questi ragazzi. Questa vittoria oggi la dedico a un carissimo amico mio, un signore, si chiama Luzzu Petu, grandissimo tifoso del Mazzara, che è sempre al campo 24 ore su 24, che l'altra notte ha avuto la perdita della moglie. Oggi, nonostante la perdita della moglie, è venuto al campo a salutarci e voleva una vittoria. Gliela dedico a lui perché è una persona veramente speciale per me. Ed ora una nota di volley. In Serie C maschile, vittoria ieri pomeriggio in casa per l'S Piauto Mazzara contro Pace del Mela. I ragazzi di Mister Rizzuto hanno vinto per 3-7-1. Ed è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.